7 di ChronoGP con il simulatore della DEM, leader di settore per qualità e soprattutto capacità di riproduzione di quelle che sono le dinamiche veicolo su un circuito di Formula 1, presentiamo l'Hungaroring, una delle piste storiche della Formula 1, modificata due volte, dove ci sono 14 curve che andiamo a scoprire insieme. E quindi partiamo subito con l'accensione del nostro motore virtuale. Siamo sul rettilineo di partenza dove si scarica tutto il cambio e a quel punto in ottava marcia, 295 km/h, affrontiamo la prima staccata a ruote completamente dritte. La pista è in discesa, quindi avremo tanto trasferimento di carico, è fondamentale proprio regolare molto bene attraverso il nostro regolatore sul volante del bilanciamento della frenata, la capacità frenante dei freni, e quindi questo è fondamentale per evitare bloccaggi dell'anteriore destra e soprattutto avere la possibilità di avere una frenata potente prima dell'inserimento in curva, dove il pilota deve essere molto preciso in ingresso, ancora tanto carico, e a quel punto aprendo il gas cambia in sottocoppia e allarga la traiettoria. L'obiettivo è quello di non mettere troppa trazione sul retrotreno per evitare fenomeni di sovrasterzo che vanno a intraversare la monoposto e quindi fanno male alle coperture e soprattutto al cronometro. E a quel punto riapriamo il gas per il secondo tratto di pista che ci porterà alla curva numero 2. Anche in questo caso un'altra frenata in contropendenza, discesa. Il pilota deve accompagnare molto bene l'ingresso curva. Non si va neanche a cercare il cordolo, si sta leggermente larghi per arrotondare il raggio di curvatura, perché poi tra la 2 e la 3 c'è un cambio di direzione a destra e a quel punto anche due marce sopra. Si uscirà di quinta marcia, 2.50, piena accelerazione. La sensazione del pilota è proprio quella di avere tanta componente laterale che spinge verso l'esterno. C'è molto carico aerodinamico, quindi per il pilota è fondamentale mantenere una buona precisione sull'asse anteriore, ma soprattutto le spalle ben attaccate al sedile grazie alle cinture per percepire ogni movimento sul sedile e quindi scaricare tutto il cambio per il tratto più veloce di questo circuito, dove c'è una leggera piega a destra in salita e poi cieca a sinistra. Si arriva a 290 all'ora, si scaricano due marce per la curva 4 e si va a piegare subito per la curva a sinistra, e poi in contropendenza in salita a destra si scaricano altre tre marce, in terza si fa la curva che porta a 150 km/h nella parte più alta del tracciato. Anche in questo caso è molto controllo di volante, la pista è sconnessa, bisogna sentire il retrotreno e quindi percepire molto bene le reazioni dell'avantreno sullo sterzo e soprattutto attraverso il gas gestire molto bene il retrotreno proprio per evitare di avere pattinamenti del retrotreno. Entriamo nella chicane più lenta, grande frenata, si scaricano due marce, quindi col cambio ci si aiuta a rallentare e si vanno a modificare i settaggi del differenziale, perché è importante preparare l'uscita nell'ingresso della chicane, quindi avremo tanta coppia, poco carico aerodinamico, attraverso il differenziale riusciremo a spalmare molto bene la coppia proprio in fase di uscita curva. Quando si piega a sinistra c'è poca aderenza, si salta sul cordolo interno e quindi il pilota avrà dei sobbalzi che vanno a scompensare l'appoggio del retrotreno, ma soprattutto poi in fase di accelerazione si deve scaricare di seconda a terza il gas, tanta trazione, e quindi proprio il differenziale aiuta il pilota a mantenere la linea ottimale in tutta la sequenza di curve, la 8, la 9 e la 10, dove si entra a gas completamente aperto nella 8, siamo a circa 140 km/h e poi si piega subito a destra a 170, si inserisce una marcia sopra di quinta e si affronta la seconda curva di questo infield molto complesso, e poi un'apertura completa del gas per un allungo che si fa completamente in pieno, ci riporta 270 km/h, altra grande frenata, si ritorna in sesta marcia per una piega a destra, traiettoria condotta dove bisogna passare sul cordolo esterno. È molto tecnico questo passaggio, soprattutto le monoposto che hanno tanto carico aerodinamico possono gestire molto bene l'allineamento del retrotreno nella parte finale della curva. È un grande supporto per il pilota proprio per avere la sensazione di grip e di appoggio al suolo per guidare in traiettoria precisa la monoposto in un tratto importante, perché in gara si arriva a 285 km/h, ci possono essere dei sorpassi estremamente importanti, vanno preparati molto bene in curva 11, grande frenata per entrare a quel punto nella parte più lenta e tortuosa nuova del circuito. Quindi si piega a destra in curva 12, dove si va a cercare subito il cordolo interno, si tocca e poi si allarga progressivamente, c'è poca velocità,
poco carico aerodinamico, tanta sensibilità proprio qui sul volante per gestire al meglio le reazioni scomposte, che sono tante, del retrotreno in fase di accelerazione, e poi abbiamo per la curva 13 una preparazione molto lunga. Si va a cercare il cordolo esterno. La sensazione del pilota è un po' di guidare quasi sul bagnato, quindi si va ad appoggiare la parte esterna del busto per avere proprio la percezione di quello che è il limite di aderenza, dei sobbalzi della monoposto, e a quel punto andiamo a chiudere a destra in una curva da 100 km orari, molto lenta e quindi poco carico aerodinamico. Ci si affida al corpo per percepire il limite di grip in una curva da basso carico aerodinamico. Si sfrutta tutta l'ampiezza della curva fino alla parte esterna del tracciato, dove si raddrizza di nuovo il gas, e a quel punto il breve a lungo ci porta di nuovo in salita per la curva 14, dove bisogna andare a cercare il cordolo esterno per l'ingresso, ma poi buttare la monoposto dentro e a quel punto raccordare la traiettoria spostando molto avanti il punto di corda, e a quel punto si va a riaprire progressivamente il gas sul rettilineo di partenza, dove il pilota esce in quinta a 215 km/h, ma poi scarica tutto il cambio davanti ai box.